Buongiorno a tutti, sono Naike e bentornati al mio canale. Prima di lasciarvi al video, volevo solo dirvi che questa è una tipologia di video che mi era stata richiesta a dicembre dell'anno scorso, quindi dicembre 2015, ed è un book tag. Questo è il primo book tag del mio canale. In realtà avevo già girato un video tag che avevo caricato poco dopo aver aperto il canale. Se non l'avete visto vi lascio il link sotto nell'info box, però book tag non ne avevo mai girati. L'idea mi piace moltissimo e quindi ho detto perché non girarlo anch'io? E allora, a dicembre dell'anno scorso mi erano stati richiesti appunto il book tag, la recensione, il libro, il video dei libri che amo e che odio e un video sui preferiti, quindi ciò che mi piace. Allora, in realtà ho deciso di fare 3 recensioni perché volevo parlarvi in modo più approfondito di alcuni dei libri che avrei citato sia in questo book tag sia appunto in quello dei libri che amo e che odio. Questo è tutto, spero che il video vi piaccia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Buongiorno a tutti, sono Naike e bentornati al mio canale. Questo sarà il... scusate per la voce ma ho appena avuto un attacco di tosse. Allora, questo sarà il secondo book tag del mio canale ed è il libro risponde book tag. È un canale che... è da Ludovica del canale Ludo Dreamer, che saluto. Allora, questo video in realtà l'avevo già girato, ma poi... ok... riguardandolo non mi piaceva. Il video in questione, come avete visto dal titolo, è il libro risponde book tag. E allora, probabilmente avrete già visto e stravisto questo tipo di tag in diverse salse, però è un tag secondo me molto divertente, perché non sai cosa ti capita, e quindi ho deciso di proporvelo. Allora, ci sono 10 domande, bisogna scegliere 2 libri con cui rispondere e bisogna poi aprire casualmente i libri e scegliere sempre casualmente una parola o una frase che avrà a che fare con la mia personalità. Io ho deciso di rispondere con Allegiant della saga di Divergent di Veronica Roth e con Cacciatori di Vampiri di Colleen Gleason. Ho scelto di iniziare con Cacciatori di Vampiri. Ma cominciamo subito. Allora, prima domanda. Questa parola indica la mia personalità. Sarebbe. Non so. Quindi la mia personalità sarebbe... sarebbe, insomma. Allora, così. Ce n'è di personalità così, insomma. Poi, domanda numero 2. Questa parola indica ciò che desidero, sperando che non mi esca qualcosa di strano, visto che si tratta di Allegiant. Speriamo che mi esca Tobias. Fossero, perché io voglio un fossero, sì, è una cosa che desiderano in tanti, anzi no, talmente particolare che la voglio solo io. Siamo iniziati veramente bene, insomma. Poi domanda numero 3. Questa parola la dedichi ai tuoi nemici. Porta. Sì, spero che li portino via. Anche se qua è indicata la porta, quella fisica, non il portar via, insomma. Poi, domanda numero 4. Questa parola indica la tua sfera sessuale. Visto come stiamo andando sono sempre più preoccupata. Insiste. Va bene. Ok. Benissimo. Sto vedendo una cosa veramente che ha molto senso. Poi, domanda numero 5. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Avvicinasse. Non mi si avvicinerà mai nessuno. Ok, abbiamo capito. Poi Domanda numero 6. Questa frase sogni di tatuartela. Ho trovato alcune informazioni sull'esperimento di Chicago. Guarda, veramente, cioè di tutte le frasi che ci sono nella saga doveva proprio uscirmi questa, no? Tra l'altro, cioè che non mi piace, no? Ma va benissimo così. Poi domanda numero 7. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Allora, era forse troppo sperare che Emily Colton non si fosse resa conto di ciò che stava succedendo prima che Vittoria arrivasse nel luogo, ma lei ci sperava comunque. Quindi, in cambio di ricchezza immediata, io spero che Emily Colton non si renda conto di ciò che fa Vittoria. Ma mi imparei, insomma, come si dice qua in Piemonte. Va bene imparare vuol dire va bene così. Poi, domanda numero 8. Questa frase la userai per abbordare. E vedendo che si tratta di Allegiant e cosa mi è uscito prima, vai così, insomma, che andiamo benissimo. Allora, appoggio la punta della scarpa sul bordo del letto. Allora, ricominciamo. Appoggio la punta della scarpa sul bordo del letto di Tris e tiro le stringhe. Sì, perché veramente questa è una frase che... cioè, tutti i ragazzi cascano i piedi, insomma, no? Va bene. Poi, domanda numero 9, penultima. Questa frase rappresenta il tuo futuro. Benissimo. Allora... lei lo valutò, il modo in cui i suoi occhi brillavano e il mezzo sorriso che gli increspava le labbra. Quindi io dovrò valutare il ragazzo? Penso di sì. Poi, meno male che siamo arrivati alla fine, perché veramente sta diventando una cosa che non ha senso. Domanda numero 10. Tagga 3 persone e dedicagli una frase. Allora, taggo chiunque abbia voglia di rifare questo video. Allora, taggo chiunque voglia rifare questo tag, sia con un video sia qui sotto nei commenti, insomma. Però diciamo che ha più senso il video, secondo me. Comunque, taggo chiunque. Allora, vediamo che frase, sì, che frase mi esce adesso. Allora, Natalie parlava poco ed era sempre molto diretta. Ok. Con questa frase che... ok, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi l'avete fatto e se il video vi è piaciuto lasciate un like. Questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!